Questo programma è offerto da Marsala, dopo l'addio alla sua migliore amica, si uccide. Bagheria, allarme, pacco bomba. Palermo, sigilli alla storica passeggiata delle Mura delle Cattive. Sport, Serie B, Palermo, Tris e Fuga. Dopo l'addio alla sua migliore amica si uccide. Ieri notte, intorno alle 22.30, nel quartiere della Mabilina, a Marsala, una ragazza, Simona G. di appena 17 anni, si è tolta la vita, sparandosi con un colpo di pistola. La giovane era una studentessa del liceo scientifico Ruggeri del paese. «Vado a farmi una doccia», avrebbe detto ai suoi genitori prima di compiere l'insano gesto. Pare che l'arma utilizzata per il suicidio appartenesse al padre, un militare, il quale teneva l'arma chiusa in cassaforte. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza è riuscita ad aprire il covo dove si trovava la pistola, che a quanto pare avrebbe trovato smontata. Ma grazie a delle istruzioni trovate su internet, Simona è riuscita a rimontarla per poi utilizzarla sul suo giovane corpo. Prima di uccidersi, ha inviato un sms di addio a una sua compagna di scuola. La giovane, apparentemente, non aveva problemi né a scuola né in famiglia. Sull'episodio indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala. Trapani, auto giù dal viadotto. Ieri pomeriggio un uomo è rimasto ferito dopo essere precipitato con la sua auto da un viadotto dall'autostrada A29 direzione Alcamo Trapani, nei pressi dello svincolo autostradale del Dattilo. L'auto, una Mitsubishi, viaggiava in direzione di Palermo, ma a causa di un'improvvisa e consistente grandinata ha perso aderenza finendo giù dal viadotto Canalotti 1, dopo la galleria fumosa, facendo un volo di 7 metri. L'uomo, all'arrivo dei soccorsi, è rimasto cosciente. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma è stato trasportato con l'elicottero a Palermo per ulteriori accertamenti. Palermo, morta 50enne a Mondello. La scorsa notte in via Eolo a Mondello è stato rinvenuto il corpo senza vita di una 50enne. La polizia ha dichiarato di aver trovato la donna, Concetta Bonomo, per terra in un terrazzino e con una profonda ferita alla testa. Ancora da accertare le cause della morte della Bonomo, ma per il personale medico del 118 si tratterebbe di un incidente domestico, ma ancora non sono da escludere altre piste. Droga, 16 arresti tra Sicilia e Calabria. Operazione antidroga eseguita dai carabinieri di Catania che hanno arrestato tra Sicilia e Calabria ben 16 persone con l'accusa di traffico internazionale di droga. I 16 provvedimenti restrittivi, 9 dei quali in carcere e 7 agli arresti domiciliari, sono stati emessi dal GIP di Catania su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura Etnea, che ha prodotto provvedimenti restrittivi effettuati nelle province di Catania, Reggio Calabria, Ragusa e Messina. L'indagine fa parte di un filone iniziato nel 2009, quando Marco Scrivano era stato arrestato dai carabinieri per aver costruito abusivamente una bomba artigianale e le indagini successive hanno consentito di accertare l'esistenza di un'organizzazione che trafficava marijuana e cocaina. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091-8467-529. You sexy, sexy dancer.
In un ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Monreale, terribile sofferenza per i cani randagi, uno squartato, l'altro avvelenato. È stato Alessio Didino, volontario OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, ad aver affrontato un'emergenza drammatica. Lungo la periferia di Monreale, infatti, un cane camminava trascinandosi le budella di fuori. Il povero animale, che al momento si trova in terapia presso una clinica veterinaria di Palermo, probabilmente non si trovava in quello stato a causa di un maltrattamento. È probabile, riferisce Alessio Didino a Gia Press, che a provocare lo squarcio nell'addome sia stato un litigio tra randagi, forse causato da una cagna in calore. Può essere stato preso per le parti molli, ovvero la pancia, da un cane più forte di lui. Inizialmente Alessio aveva scambiato le budella che il cane trascinava dolorante per una corda, ma poi l'amara sorpresa. Non dimenticherò facilmente quello che è avvenuto, conclude Alessio Didino, anche perché mi sono dovuto fare forze e provvedere direttamente a soccorrere il cane. Ho composto vari numeri di telefono per le emergenze, ma nessuno è stato in grado di dare una risposta. Ho cercato di calmare il cane. Non vi era molto altro da fare. Mi sono avvicinato con una copertina ed ho fatto quello che dovevo fare. Poi dal veterinario. E dire che ieri sembrava una domenica tranquilla. Invece, sulla strada di San Martino, frazione di Monreale, degli ignoti senza cuore hanno posizionato delle polpette avvelenate. Luna, che controlla e monitora da tempo le stragi di avvelenamento di cani randagi, dopo aver trovato un cane morto a causa di avvelenamento, ha chiamato subito la polizia. La carcassa del cane, spiega Giuseppe Lovecchio, presidente del Luna, non è più stata trovata e questo è già successo altre volte. Abbiamo dei sospetti ed il prima possibile presenteremo una dettagliata denuncia. Caltanissetta, intimidazione al presidente del tribunale. Nell'abitazione di campagna del magistrato Claudio Dall'Acqua a Giacalone, frazione di Monreale, è stata fatta trovare la testa mozzata di un maiale. L'ignobile gesto, di cui ancora non sono noti i responsabili, è ora al vaglio dell'indagine dei carabinieri del luogo. Da parte di alcuni esponenti politici e non, si è subito espressa vicinanza al magistrato nisseno. Dal vicepresidente dell'ARS, Antonio Venturino, si sente: solidarietà al presidente del Tribunale di Caltanissetta per il vile atto intimidatorio subito. Gli fanno eco i deputati Gianni e Cimino, che dichiarano: ancora una volta ci troviamo di fronte a un gesto che prova a intimidire chi lotta contro la criminalità. Le giunte distrettuali dell'Associazione Nazionale Magistrati di Caltanissetta e di Palermo, attraverso una nota, fanno sapere: stima e sostegno al presidente del Tribunale di Caltanissetta. Il collega Dall'Acqua è impegnato nella gestione di uno dei più importanti tribunali siciliani, dove sono attualmente in corso rilevantissimi processi sulle stragi. La magistratura associata nissena e palermitana infine esprimono ferma condanna per il vile gesto ed incondizionata solidarietà al magistrato. Bagheria, allarme pacco bomba. Ieri sera, intorno alle 22, alla stazione di Bagheria è stato ricevuto un allarme pacco bomba. Una valigia di dubbia provenienza è stata lasciata sulla banchina nei pressi dei binari. La stazione è stata immediatamente chiusa a tutti i convogli ferroviari. I treni provenienti da Palermo sono stati bloccati alla stazione di Brancaccio. Le forze dell'ordine e gli artificieri sono intervenuti e stanno verificando la veridicità dell'allarme. Intanto Trenitalia ha messo a disposizione dei pullman per consentire ai viaggiatori di raggiungere Bagheria e i paesi limitrofi. Fortunatamente l'allarme è rientrato poco dopo. Intorno alle 23 gli artificieri hanno verificato che nella valigia abbandonata non vi era alcuna bomba. Palermo, sequestro e rapina in via Filippo Pecoraino. Un viaggio da incubo con sequestro annesso, quello che vede come protagonisti due camionisti che ieri mattina sono stati fermati da un rapinatore incappucciato e minacciati affinché consegnassero il carico merce che stavano trasportando. Le due vittime erano a bordo del loro furgone di lavoro, un Daily Iveco, in via Filippo Pecoraino, quartiere Brancaccio, per consegnare il carico al centro commerciale Forum Palermo. Di un tratto, un uomo incappucciato e con il volto coperto è salito a bordo del furgone, minacciando il conducente con una pistola puntata alla tempia. Poi lo ha costretto a guidare sino a Piazza Torrelunga, dove ad attenderli c'erano altri tre uomini, anch'essi con il volto coperto. Dopo aver obbligato gli autotrasportatori a scendere dal mezzo, li hanno poi fatti salire di forza su una loro automobile per trasportarli lontano dal luogo del sequestro. Solo due dei quattro componenti della banda hanno portato via il camion per svuotarlo lontani da occhi indiscreti. I camionisti sono stati lasciati dai rapinatori in via Roccazzo, per poi dileguarsi senza lasciare traccia. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Caltanissetta, mafia nel nisseno.
La squadra mobile di Caltanissetta ha eseguito 7 ordini di custodia cautelare in carcere emessi dal GIP nell'ambito delle operazioni anti-estorsioni su appalti aggiudicati a Caltanissetta e provincia dal 1999 al 2004, la maggior parte dei quali banditi dall'ANSI in Nissena. Gli indagati sono accusati di estorsione aggravata. Tra i nomi vi sono esponenti di spicco della famiglia mafiosa di Cosa Nostra, Nissena e dei mandamenti di Gela e Vallelunga Prate Menò. L'organizzazione è stata sgominata dalla squadra mobile di Caltanissetta e coordinata dalla DNA Nissena. Secondo le dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, sono state ricostruite le modalità attraverso cui venivano aggiudicati gli appalti banditi dall'ASI di Caltanissetta. Polizzi Generosa, intitolata a Placido Rizzotto il vigneto di Verbo Uncaudo sequestrato alla mafia. A Polizzi Generosa, durante la manifestazione in commemorazione dell'anniversario dell'omicidio del sindacalista del CGL, rapito a Corleone e gettato in una foiba del Monte Rocca Posambra, un grande vigneto del feudo di Verbo Uncaudo, confiscato al boss mafioso Michele Greco, è stato intitolato a Placido Rizzotto e affidato a due cooperative antimafia. Erano presenti i sindaci dei 18 comuni che fanno parte del consorzio Sviluppo e Legalità e il presidente della Commissione Antimafia del Parlamento Europeo, Sonia Alfano. Il feudo di Verbo Uncaudo, sequestrato al boss Greco, denominato da Giovanni Falcone il Papa, è stato consegnato al comune di Polizzi Generosa, che vi ha creato una banca delle vite per la salvaguardia dei vitigni autoctoni siciliani. Questo è un ulteriore risultato importante. Ci eravamo impegnati a raggiungere con l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati quando ci ha individuati 2 anni fa come ente cui è stata attribuita la responsabilità di restituire alla collettività il feudo di Verbo Uncaudo per troppi anni rimasto inutilizzato, nonostante la confisca, ha affermato il sindaco di Monreale e presidente del Consorzio Sviluppo e Legalità Filippo Di Matteo. In questi 2 anni abbiamo rimesso in coltura l'intero feudo e questo di oggi è un ulteriore risultato che dimostra che quando c'è sinergia tra le istituzioni lo Stato vince. Questa iniziativa serve da volano per lo sviluppo di quella parte del territorio ed il nostro obiettivo finale è quello di creare le condizioni per poterlo affidare ad una cooperativa che si verrà a creare con i giovani su questo territorio. Palermo, sigilli alla storica passeggiata delle mura delle cattive. Sono stati apposti a Palermo i sigilli alla storica passeggiata delle mura delle cattive, il percorso panoramico che corre sulle mura della città lungo il foro Umberto I. Il provvedimento di sequestro è stato eseguito dal Nucleo Tutela Patrimonio Artistico della Polizia Municipale, emesso dal GIP Angela Gerardi su richiesta del pubblico ministero Daniele Paci. Il complesso murario delle cattive, così chiamato perché anticamente le vedove captive in latino si concedevano su quella terrazza una camminata al riparo da occhi indiscreti, presenta parecchi elementi architettonici deteriorati, vandalizzati e rubati. In particolare i gradini della scalinata di accesso alla terrazza in piazza Santo Spirito risultano usurati. Il muro limitrofo a Palazzo Benso e Palazzo Butera è imbrattato da scritte realizzate con vernice spray, mentre nell'edificio confinante con Palazzo Butera sono addirittura crollate parti del cornicione. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Palermo, All Together Now, l'intervista concerto in omaggio dei Beatles.
Due generazioni della musica palermitana si incontrano in nome dei Beatles. Si intitola All Together Now l'intervista concerto in omaggio ai baronetti di Liverpool, che vedrà protagonisti i fratelli Cirrone con Marcello Mandreucci, oggi martedì 11 marzo alle 22 da Spillo alla Birroteca, Brewpub di Palermo. Al centro di tutto l'educazione musicale beatlesiana degli artisti, con una scaletta di 20 canzoni e relativi aneddoti per conoscere il repertorio meno celebrato dei Beatles. I Fab Four, dicono gli artisti, saranno il perno per raccontare quanto accaduto durante il loro arrivo sulla scena della musica planetaria, chi li ha ispirati, ma anche le ripercussioni e le influenze sulla loro opera che ha determinato in un decennio di creativa follia. Serie B, Palermo, Tris e Fuga. È terminato 3-0 il posticipo della 28esima giornata del campionato di Serie B tra Juve Stabia e Palermo. I rosa non partono benissimo, infatti vengono graziati da un errore di Sowe, che spreca sul fondo un regalo della difesa palermitana. Subito dopo però la squadra di Iachini trova il vantaggio col primo gol stagionale del mediano Bolzoni, che al quarto raccoglie un cross dell'argentino Franco Vasquez. Il raddoppio, che giunge 10 minuti dopo, è firmato ancora dal centrocampista rosa, che risolve una mischia in area realizzando col sinistro un calcio d'angolo di Dybala. Il Palermo, già in vantaggio di due reti, si permette anche il lusso di sbagliare un calcio di rigore. Infatti, Maresca si lascia ipnotizzare dal portiere avversario Benassi, che neutralizza la sua conclusione. Il Tris viene solo rimandato di 10 minuti perché Vasquez, imbeccato ancora una volta da Dybala, trafigge con un sinistro preciso il portiere avversario. Nel secondo tempo i rosanero si limitano a gestire l'ampio vantaggio rischiando poco e niente contro un arrendevole Juve Stabia che rimane fanalino di coda in classifica, mentre il Palermo vola più 7 sull'Empoli seconda e più 8 da Latina terzo. La squadra del capoluogo tornerà in campo alle 15 del 15 marzo nella gara interna contro il Brescia. Un caloroso saluto primaverile a tutta l'Italia, previsioni per mercoledì 12 marzo 2014, primavera su tutte le regioni, giornata soleggiata ovunque con poche nubi e clima mite di giorno, qualche debole pioggia interesserà ancora la Sicilia. Vediamo che cosa ci dice la nostra grafica, al nord la giornata si presenterà, vedete, con un cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni, possibili foschie mattutine nelle valli alpine. Raggiungiamo le regioni centrali dove il sole dominerà incontrastato tutti i capoluoghi di provincia e il resto dei settori, clima primaverile durante il giorno. Scendiamo verso le regioni meridionali, anche qui il tempo, vedete, sarà molto bello e ampiamente soleggiato su tutte le regioni peninsulari. Nel pomeriggio, ecco, ci sarà una certa nuvolosità capace di dar qualche debole precipitazione sulla Sicilia interna, ma migliorerà entro sera. Nessuna precipitazione nevosa prevista per questa giornata. Venti che soffiano ancora dai quadranti nord-orientali su tutti i bacini e con locali rinforzi. Vediamo anche le temperature previste per questa giornata, minime sempre stazionarie o in leggera diminuzione su tutta la penisola e con valori che oscilleranno tra i 3 e i 9 gradi ovunque. Durante il giorno sarà molto mite, un po' ovunque, si starà davvero bene, 15-19 gradi al nord fino a 17-18 gradi al centro e al sud, come vediamo anche dalla nostra grafica. Carissimi, la previsione di questa bella giornata di sole termina qui. Quanto durerà questo clima primaverile? Arriveranno ancora le piogge? Magari, che ne so, un colpo di coda di questo pazzo inverno? Le previsioni a 15 giorni del nostro sito possono darvi queste risposte. Dateci un'occhiata. Ciao!